Ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1922 venne scoperta la tomba di Tutankhamon. Quello che trovarono i ricercatori ha un valore inestimabile per l'umanità intera, ben oltre quello archeologico. Le pareti con i cartigli, il tesoro, i sarcofagi svelarono un pezzo di storia fondamentale della civiltà egizia, oggi conservato in gran parte presso il Museo Egizio del Cairo. Suggestiva fu l'apertura del sarcofago contenente la mummia del faraone, sotto la maschera lo stato ancora intatto della testa e il volto di Tutankhamon. La bontà è l'unico investimento che non fallisce mai. Henri Thoreau. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere il castello di San Martino della Vanezza. Si trova lungo l'argine del fiume Bacchiglione, che fin dall'antichità ha rappresentato prima un importante centro strategico di difesa militare, poi un rinomato riferimento per il traffico mercantile. Il 1405 fu l'anno in cui i veneziani trasformarono il castello in un vero e proprio centro commerciale, sviluppando un florido e funzionale porto fluviale. L'attività principale consisteva nello smistamento di semilavorati di legno provenienti dai boschi limitrofi, occorrenti ai cantieri veneziani. Nel 1439 anche la famiglia Vendramin diede il suo contributo e fece costruire il primo mulino natante, in funzione fino al 1800, quando l'ultimo erede della famiglia lo cedette ai Filippini di Padova. Dal Notes di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.